Dopo la costruzione di un sistema di servizi parascolastici offerti agli studenti e alle loro famiglie in vista della ripresa delle scuole di lunedì prossimo, l'amministrazione comunale di Magenta ha approvato il nuovo piano di diritto allo studio in cui ha investito cospicue risorse in materia di istruzione. Un piano di diritto allo studio che ha una dotazione economica molto importante, più di 2 milioni e 600 mila euro. Rispetto al piano, ai piani di diritto allo studio delle precedenti amministrazioni ci sia stato un aumento di più di 900 mila euro, quindi un aumento significativo e un aumento che evidentemente serve a sostenere dopo la pandemia tutte quelle attività che abbiamo concordato con le scuole. Un po' di cifre che sono le più significative, credo, e che danno l'idea del lavoro che abbiamo fatto. Per quanto riguarda l'intervento a sostegno dell'inclusione scolastica, quindi l'aiuto e il sostegno a tutti gli alunni con disabilità, il Comune di Magenta oggi spende più di 500 mila euro, in particolare 556 mila. La convenzione con le scuole paritarie vale oggi 214 mila euro, poi faremo un passaggio perché anche con loro abbiamo chiuso un'ulteriore convenzione, ancora 214 mila euro. Per quanto riguarda gli interventi di conciliazione dei tempi di cura e lavoro, quindi in questo caso i preposcuola, sulle primarie e sulle scuole dell'infanzia, abbiamo una spesa che è pari a 325 mila euro. La refezione scolastica con la gara appena conclusa vale 1.352.000 euro. Tenete presente che rispetto a quello che avveniva prima del Covid abbiamo un aumento di più di 200.000 euro. Questi 200.000 euro in più abbiamo deciso politicamente di non riversarli sulle famiglie, come avremmo potuto fare, ma li abbiamo mantenuti all'interno del bilancio, quindi a carico della fiscalità locale. E anzi vi ricordo che da 2 anni, con quel provvedimento che abbiamo inserito nel bilancio 2019, abbiamo ridotto il costo del pasto per il 70% delle nostre famiglie.